chiediamo l'immediato cessate il fuoco, chiediamo che l'Italia esca dalla coalizione che sta bombardando la Libia, chiediamo che il governo italiano impedisca l'utilizzo di qualsiasi base presente in Italia per andare a bombardare in Libia, cioè chiediamo la fine di questa guerra. Una guerra che è stata giustificata come guerra a scopi umanitari, che in realtà è una guerra per il petrolio. Come si vede, il punto è che la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti vogliono costruire un protettorato in Libia per mettere le mani sul petrolio e avere agibilità in quell'area. Una guerra che è stata dichiarata sotto l'egida dell'ONU, ma che è stata fatta violando apertamente lo Statuto delle Nazioni Unite. Lo Statuto delle Nazioni Unite prevede, articoli 40 e 41, che prima bisogna trattare, bisogna mettere assieme le parti, farle discutere, provare a trovare una mediazione, una soluzione contrattata, e solo se tutto questo non funziona si può arrivare alle azioni militari. Qui hanno fatto il contrario, si parte dalla guerra per dire dopo che abbiamo fatto la guerra, 2 o 3 mesi di bombardamenti, allora poi discutiamo. Una follia che sta producendo guerre in tutto il mondo, lo abbiamo visto in Iraq e lo vediamo in Afghanistan. Ecco, la Libia rischia di essere un nuovo Afghanistan, per questo noi diciamo basta e basta da subito, per questo lo diciamo a parole, lo diciamo con le manifestazioni. Domani mattina, giovedì, saremo davanti alla Camera a chiedere di non approvare la risoluzione fatta dal governo, governo che si è riappattumato perché la Lega fa tanta propaganda e poi vota le missioni dell'Afghanistan, della Libia e di tutto il resto. Chiediamo quindi di partecipare domani mattina, giovedì, alla manifestazione, così come giovedì pomeriggio saremo davanti all'aeroporto di Trapani a dire di no al fatto che quella base venga usata per andare a bombardare. E invitiamo tutti sabato a partecipare alla manifestazione per l'acqua pubblica, che sarà per l'acqua pubblica, contro il nucleare militare e civile. Perché questa moratoria che ha messo in piedi il governo è una presa in giro, vogliono solo provare a far fallire il referendum per poi tra un anno riproporre la costruzione delle centrali nucleari. E quindi per l'acqua pubblica, no al nucleare e no alla guerra, per l'immediata richiesta del cessate il fuoco. E diciamo questo anche perché noi abbiamo una Costituzione repubblicana che dice all'articolo 11 che l'Italia ripudia la guerra come modo per risolvere le controversie internazionali. E allora non si può, e lo dico agli amici, alle amiche, ai compagni e alle compagne del Partito Democratico, non si può scendere in piazza per la difesa della Costituzione quando Berlusconi attacca la magistratura e poi fregarsene della Costituzione quando si tratta di fare la guerra. Bisogna essere contro la guerra perché abbiamo visto che questa presa in giro delle guerre umanitarie è una porcheria, non ha funzionato da nessuna parte, e quindi perché si deve continuare a violare la Carta Costituzionale fregandosene dei principi e dei valori della la Costituzione pur di dire signor sì a qualche signore della NATO. E quindi vogliamo dire molto molto nettamente, caro PD, sarebbe ora di finalmente smetterla di allearsi, di aggregarsi, di accodarsi all'esercito dei guerrafondai e di ricostruire un'idea in cui la civiltà internazionale sta in piedi sulle relazioni paritarie tra i popoli e non deve essere affidata ai cacciabombardieri.